Bentornati a ore 12, adesso vogliamo parlarvi e raccontarvi di questa iniziativa organizzata dall'Associazione Bertoletti in collaborazione con Api Industria di Cremona, il patrocinio del Comune di Cremona. Don't give up, non cedere mai, il tema di questa serata che si svolgerà domenica prossima alle 21 a Palazzo Cittanova. Ne parliamo con Paola Bertoletti e Paolo Taglietti, benvenuti. Grazie. Allora, buongiorno. Intanto vogliamo magari presentare l'Associazione Bertoletti per chi non la conosce. Già. Allora, l'Associazione Bertoletti è un'associazione che è nata nel 2010 per sostenere le attività a favore del ricordo, in questo caso il ricordo di mio fratello, perché è importantissimo che le persone che continuano a vivere nel nostro cuore, nel nostro affetto, vengano comunque anche ricordate da tutte le persone che hanno fatto parte della loro vita. È nato nel 2007 il premio di poesia intitolato a mio fratello, premio Bertoletti in ricordo di Claudio. Perché è un premio di poesia? Perché mio fratello era appassionato di poesia e quindi abbiamo deciso di ricordarlo proprio istituendo questo concorso di poesia che mette in palio 3 borse di studio, 1000 euro al primo classificato, 500 al secondo, 300 al terzo, a cui contribuisce il nostro sponsor che è Cassa Padana. E poi, visto che è stata un'iniziativa che ha riscosso molto successo tra i ragazzi, abbiamo pensato di affiancare al premio Bertoletti un'altra attività, un'attività di laboratorio sempre rivolta ai ragazzi delle scuole medie, che si intitola appunto l'Officina dell'Espressione. È un'attività completamente gratuita per i ragazzi e che si svolge appunto al Teatro Monteverdi. Lo scopo appunto di questa serata che avrà luogo il 23 ottobre, quindi qui a Palazzo Cittanova, è proprio di sostenere questa iniziativa dell'Associazione Bertoletti, questo lavoro che l'associazione fa per i ragazzi e con i ragazzi. Abbiamo visto alcune foto che si riferiscono quindi alle edizioni passate. Alle edizioni passate, esatto, perché l'anno scorso abbiamo fatto un'altra serata sempre con lo scopo di raccogliere fondi e il titolo della serata dello scorso anno è stato Storia di un'anima. E le foto che avete visto appunto si riferiscono allo spettacolo, perché sono pezzi di danza e di recitazione, di diversi tipi di danza e diversi tipi di recitazione: danza classica, danza moderna, fusion, flamenco. Ecco, qui siamo io e mio marito che offerta di rose per questo è il premio Bertoletti. Molto romantico. Molto romantico, molto romantico. E poi appunto allora domenica sera ore 21 Palazzo Cittanova, Don't Give Up, non cedere mai. In che cosa consisterà la serata? Io sono innanzitutto Paolo Taglietti, il marito della Paola, sono il presidente dell'associazione, mi occupo solitamente del backstage, della parte dietro le quinte, lei è molto più dotata nell'ars oratoria e nel guidare la serata, la premiazione, quando sarà. Vedo che però la regia la fate insieme, quindi tutta l'organizzazione sulle vostre spalle. E lo scopo di questa serata è molto chiaro, è quello di contribuire, di sostenere l'Associazione Bertoletti, che ha come finalità quella di promuovere attività culturali in senso lato e in modo particolare di sostenere e ripetere tutti gli anni dal 2007 il premio Bertoletti, che quest'anno avrà la sua naturale conclusione sabato 25 marzo 2017, sempre a Palazzo Cittanova, alla mattina con le scuole, con gli studenti premiati. Siamo soddisfattissimi perché nelle ultime edizioni del premio ci siamo attestati su un numero attorno ai 300-350 componimenti che vengono presentati. Tra questi componimenti la commissione ne estrapola una trentina, tra i quali vengono decretati il primo, il secondo e il terzo. Un altro lavoro che, come ha detto Paola, è partito 3 anni dopo l'inizio del premio, quindi nel 2010, quest'anno sarà la 7ª edizione, è il laboratorio dell'Officina. Dato il successo che abbiamo avuto, il riscontro con i ragazzi, con le scuole, con le famiglie, abbiamo sentito il bisogno di fare qualcos'altro, che è questo laboratorio dell'Officina dell'Espressione, che si svolge per 9 incontri alla domenica pomeriggio dalle ore 15 alle 17 presso il Teatro Monteverdi, che ci è stato concesso a titolo gratuito dal Comune di Cremona. E in questi 9 incontri ci sarò io, la Paola e Sara Valli e Giulia Frigeri, che come guide, docenti, coreografe stimoleranno i ragazzi a sviluppare, costruire un qualcosa che all'inizio non si sa mai che cosa sarà, sempre sul tema del premio. E quindi è anche bello scoprire
strada facendo. Lavorare, esatto, attraverso i mesi, le settimane. C'è molta attività, ci sono tante cose e dai costi che cerchiamo di sostenere, in parte con il contributo della Cassa Padana che c'è sempre a fianco e in parte con chi avrà la bontà di essere presente alla serata di domenica. I biglietti dove si possono acquistare? I biglietti da noi personalmente, chi ci conosce lo sa, oppure come indicato sulla locandina presso la sede della Pindustria, oppure presso la sede dell'Associazione Bertoletti, e tutto è indicato sulla locandina. Chi avesse confidenza con i social, c'è anche una pagina dell'Associazione Bertoletti su cui trova sicuramente tutte le informazioni. Comunque tutto dedicato in particolare alla danza, con le coreografie di Paola, che ha seguito personalmente. Si passa dalla danza moderna, flamenco, alla danza del ventre, al tango argentino. Ce n'è da vendere, sarà una bella serata molto divertente, con una voce narrante che è quella di Lucia, una delle ragazze che partecipano alla serata, che sarà il filo conduttore di tutti i pezzi di danza che verranno presentati. Interprete di queste danze sono le ragazze che partecipano sia al premio Bertoletti e che comunque da tanti anni mi affiancano, sono per il flamenco, allora Sara, Lucia e Marica, per la danza moderna Francesca e Cinzia, per la danza fusion è sempre Cinzia, poi c'è la mia insegnante di danza classica, perché io ancora studio danza classica, che è Stefania Brianzi, una ballerina diplomata alla Scala di Milano, poi c'è Monica Bassanini che mi aiuta nella coreografia, nella gestione del backstage, e poi c'è Marica, anche lei per il flamenco. E quindi insomma un bel gruppo di donne. Un bel gruppetto, eh? Sì. Allora in bocca al lupo, non perdete questo spettacolo domenica sera alle 21 a Palazzo Cittanova. Grazie di essere stati ospiti del nostro salotto.